Un progetto strategico, sotto molti punti di vista. Il primo, quello che va a toccare un'esigenza sentita da tutte le associazioni del territorio, cioè quello di prevedere un inserimento, un'inclusione lavorativa per le persone con disabilità che, uscite dal percorso scolastico, sembrano scomparire dalle nostre politiche di welfare. Le famiglie si trovano sole e i ragazzi hanno una vita che non si può definire tale perché non realizza le loro capacità al pieno. Noi dobbiamo in qualche modo smettere di riabilitare e cominciare ad abilitarli alla vita, al lavoro, alla socialità. E quindi questa è la nostra mission. Ma come abbiamo pensato di farlo? Abbiamo pensato di farlo attraverso una progettazione attenta in collaborazione con SILLOC, che è una grossa società che ha una percentuale di successi dal punto di vista della finanziabilità sui progetti europei altissima, in modo da costituire anche una scuola di progettazione nella quale le competenze degli uffici del nostro territorio, del comune, si integrano con quelle di Silloc, e quindi creando una rete che vada oltre il territorio comunale, provinciale, ma riguardi il territorio nazionale. In questo specifico progetto, in questa iniziativa, abbiamo supportato su mandato di Fondazione Tercas il comune di Teramo in un percorso di cosiddetta assistenza tecnica, quindi di affiancamento nella configurazione di una progettualità strategica e di impatto per il territorio attraverso una serie di azioni come il design dei servizi frutto di un percorso di ascolto con i principali stakeholder di Teramo e provincia, nel design anche dell'individuazione della sostenibilità economico-finanziaria pluriennale e del modello di gestione più adeguato per il progetto, infine nella ricerca di linee di finanziamento locali, insomma, regionali, nazionali ed europee che possano poi effettivamente dare gambe e realizzabilità al progetto stesso.